Nei giorni scorsi la bella realtà inclusiva di Ischia Baskin ha scritto un'altra indimenticabile pagina di storia dello sport isolano. Ischia Baskin è la squadra nella quale giocano insieme uomini e donne, giocatori di basket, persone che non hanno mai avuto trascorsi nella pallacanestro e ragazzi con disabilità. In Campania la squadra isolana allestita dalla cestistica Ischia ha vinto tutte le gare di campionato e nonostante gli appena 2 anni di attività la compagine ischitana ha deciso di voler alzare ulteriormente l'asticella prendendo parte ad un torneo organizzato dal Lupo Baskin Pesaro al quale hanno partecipato 15 squadre di Baskin provenienti da tutta Italia o meglio dal centro nord Italia dato che la squadra isolana era l'unica proveniente dal sud del paese. La società ischitana, con il supporto di numerosi sponsor e di contributi personali, ha permesso a 24 giocatori di prendere parte a questa fantastica esperienza, vivendo 3 giorni nelle Marche. Con grande umiltà e non immaginando di poter essere così tanto competitivi, Ischia Baskin nella prima giornata di gare ha vinto contro Trieste e Milano, conquistando il primo posto nel girone. Nei quarti di finale purtroppo gli isolani sono stati sconfitti di appena un punto da Valle Foglia, squadra marchigiana. Dunque, da un punto di vista sportivo, Ischia Baskin si è classificata al 6° posto su 15 squadre partecipanti, praticamente le migliori del momento in Italia. Tuttavia, seppur si giochi con tanto agonismo e competitività, il Baskin va ben oltre il risultato delle partite. Il poter vedere emozionati, gioiosi e perché no anche tristi e più in generale protagonisti ragazzi con disabilità varie che molto spesso sono stati messi ai margini della società è già di per sé una vittoria per tutte le realtà che danno una nuova vita a queste persone e alle loro famiglie. C'è poi tutto il viaggio, i pranzi, le cene, i balli e il divertimento che accompagnano la partecipazione ad un torneo, che sono immagini e ricordi che tutti coloro che li hanno vissuti quei momenti non possono dimenticarli. Una iniezione di gioia e fiducia per i disabili, una scuola di vita per i normodotati, una trasferta di oltre 500 km solo andata non si organizza facilmente. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro incessante che il presidente Maria D'Abbundo insieme a tutto lo staff guidato da Anita Agnese ed Elena Solmonese hanno portato avanti nelle ultime 2 settimane. Tutti, giocatori, famiglie e amici, hanno cercato di trovare un contributo per sostenere economicamente la causa. Resta il rammarico di non essere andati oltre il 6° posto sul campo, che nonostante la prima esperienza sta anche un po' stretto ad Ischia Baskin, che, tuttavia, è potuta ritornare a casa con la consapevolezza di essere molto di più di quello che si potesse pensare. A Pesaro è stato solo l'inizio, in ogni caso, il 2023 rappresenterà l'anno della svolta per i ragazzi di Ischia Baskin che nelle prossime settimane si giocheranno la Coppa Campania per concludere nel migliore dei modi un anno indimenticabile. Ancora una volta Ischia Baskin ha dimostrato di essere la casa dell'inclusione, il luogo dove il talento di tutti diventa energia per la squadra e soprattutto per la vita di ciascuno dei protagonisti e di chi ha la fortuna di incontrarli sul proprio cammino. Il Baskin è uno spirito, il Baskin è passione, il Baskin è energia, il Baskin è testa, ma soprattutto è cuore. Grazie! Grazie! Questa è la legge della giungla, antica e sincera come il cielo. Il lupo che la rispetta prospera, il lupo che la infrange muore. Come il rampicante avvolge l'albero, la legge della giungla avvolge ogni cosa. Perché la forza del branco il lupo e la forza del lupo il branco. Ho visto il mio cuore, mamma, innamorato sono.